Radio DJ. Tra poco Cattelan con Alessandro Cattelan. Strambando contro vento sul mio velero di proprietà, saluto Napoli che tutte le risposte non ha. Malinconia sul vento, forse una crisi di mezza età, perché mi chiedi come va con questa formalità. C'è un carnevale e mi travolgerai. Colonne d'Ercole, gli occhi qua, entro le stelle sono certo leggeranno di noi. Canzone del mare, cosa succederà? Fare dove mi puoi toccare finché si può. Diverso, mi bagno, viaggio dentro di me, ma non lo senti che qualcosa c'è. Free jazz bossa nova. Chiediamo all'esperto. Walter Luzzato Fegi. Che genere è questo qua? È un jazzino. È bossa nova. Bossa novato, sì. Bossa novato. Daniele Bossanova. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Siamo arrivati a fine settimana carichi come delle molle, però vi devo dire la verità, siamo pronti a offrirvi una nuova incredibile puntata di Cattelan. Sigla. A chi? A me. Vergogna. Ah vabbè, affari vostri. Gestitevela. Siete adulti e vaccinati. Investire nel mattone ha ancora senso? E perché ce lo chiede? Ah, aspetta però, verrà a trovarci. Guarda, questo però è un bel gancio. Cazzo, sembra fatto apposta. Verrà a trovarci la settimana prossima o quella dopo ancora? Settimana prossima. Martedì. Verrà a trovarci Jacopo Tartaglia. Grande. Il grande Jacopo Tartaglia, esperto di case, visto che è un tema questo. Infatti mi stupisce come primo messaggio, ma non più di tanto, perché comunque il concetto di mattone magari così. Magari era ancora della puntata precedente. Sì, però ci ho dato il link per insomma agganciarci, e anche noi la settimana prossima verrà Jacopo Tartaglia e parleremo di mercato immobiliare. La voce che state ascoltando è quella di Alessandro Cattelan. Sì, lo youtuber, certo. Bravo. Proprio lui, lo youtuber Alessandro come Cattelan. Come va? Ieri abbiamo fatto questo lancio glorioso, sì. Finito un po' nel fango perché non funzionava niente. L'annuncio qual era? Che stasera c'è Cattelan, in attesa di ripartire in televisione. Riparte lunedì mattina, perché poi la cosa bella di YouTube è che esci la mattina, così la gente mentre fa colazione, quando è sui mezzi, in metropolitana, si guarda le puntate, così ripartirà lunedì mattina in versione YouTube e ovviamente anche Spotify. Abbiamo fatto ieri il lancio. Hai aperto il canale da io ieri sono a mezzogiorno. Cacchio, non funzionava una mazza. No, io dico dalla risposta. Non funzionava niente, c'ha ragione. Però adesso abbiamo guardato, funziona. Se volete lo faccio insieme a voi. Se andate su YouTube e scrivete prova anche tu, Mauri. Sì. Cattelan Supernova, che è il nome di questa versione di stasera c'è Cattelan, insomma, Supernova. Vuoi sapere perché l'abbiamo chiamato Supernova? Perché ne stavamo parlando tutti insieme quest'estate, tra l'altro prima della reunion degli Oasis, non è stata una cosa conseguente, ovviamente Supernova come riferimento va un po' a cadere lì. Io ero a Londra, stavo passeggiando per Berwick Street,
Questo è anche un appunto di viaggio che vi può essere utile se non lo conoscete. Bershwick Street è una stradina a Soho, che è la strada dove gli Oasis hanno scattato la foto di What's the Story Morning Glory, il secondo disco. L'hanno fatta lì perché era una strada a Londra ai tempi piena zeppa di negozi di dischi. Adesso ce ne sono un po' meno, ma qualcuno è rimasto. E in quella strada lì ho detto: cacchio, ma perché non lo chiamiamo Supernova? Visto che non sappiamo quando arriva, non sappiamo quando se ne va. Però ha tanta energia all'inizio dentro. Quindi se voi su YouTube mettete Cattelan Supernova, sì, fate cerca. Sì. Scendendo trovate il trailer di ieri con la mia foto e potete andare al canale che è lì. Allora, abbiamo bisogno di... quanti siamo adesso? 2660. Allora, ne vogliamo 1000 entro oggi? 1000 bastano o devo sparare di più? No, 1000. No, 1000. Oh. Se troviamo, se racimoliamo 1000 iscritti al canale entro oggi, vi sveliamo da cosa si era vestito Walter ma neanche a carnevale quando era piccolo. Finalmente. Vi ricordate la puntata in cui parlavamo dei costumi? Se otteniamo 1000 iscrizioni oggi, vi diciamo da cosa vestivano i genitori di Walter quando era piccolo. Ragazzi, è tutto nelle vostre mani. Già 100 in più, eh? In un minuto già c'è. Vedi che quando funzionano, certo, le cose, poi la gente ci va. Allora facciamo così: 2000 oggi, ecco, vi diciamo Walter da cosa era vestito. Carnevale. Pensate che abbiamo fatto una puntata dove abbiamo nominato tutte le peggio cose, ma quella di Walter non si poteva nominare. Perché è così peggio? Ma per darvi l'idea di quanto peggio fosse rispetto a tutte le peggio cose che abbiamo nominato. No, iscrivetevi al canale, attaccate la campanellina. 2000 iscritti non oggi, puoi dirlo, diciamo, tu però, Walter, ti denuncio. Tu non puoi dirlo senza il mio consenso. Ah, figurati. Vi diciamo la cosa si vestiva Walter. Allora, oggi è venerdì, viene a trovarci un collega youtuber. Galoppa, eh? Walter, qua la tua carriera forse è finita o sta per finire. 2009. No. Che anni erano? Un po' di tempo primissimi fa. Primissimi 80. Era l'82, l'83. Sì, quelli del travestimento, sì, o quelli in cui lui si vestiva? No, quelli di quando... Tu sei vestito solo quella volta lì, vestito dai tuoi genitori, piccolino, così. Quindi è anche caduto in prescrizione. Però insomma, se li raggiungiamo, vi diciamo Walter da cosa era vestito. Oggi viene a trovarci un collega youtuber, anche lui fa mille cose, ma ormai noi youtuber ci riconosciamo così per il lavoro che facciamo, è Francesco Giano. Sono successe anche questo mese tante cose nel mondo, ve le raccontiamo dal punto di vista mediatico, insomma, dall'effetto che hanno avuto sui social, sui giornali, come sono state raccontate le principali notizie. Vedo Fosca che fa delle facce così perché perché io continuo a refresciare, mi piace un casino sta roba. Vogliamo fare 5000? Guarda che adesso sei già a 3060 in due minuti. Allora, se facciamo 5000 entro oggi. Sto chattando in questo istante con mio fratello che mi dice non farlo. Ma anche lui? Anche lui? Anche lui, certo. Ah, cazzo, in due? Minchia, che rende che tutto ancora non è che andava in giro da soli, Certo, rende tutto ancora più credibile. Allora, se facciamo 5000 iscritti. Sì? Non ce la fai, non ce la fai. No, guarda che... Lo spero per Walter, però se facciamo 5000 iscritti vi diciamo da cosa era vestito. Fa galoppano. Ragazzi, dai, incominciamo. Francesco Giano, ve l'abbiamo annunciato. Se volete un'anticipazione di quello di cui parliamo oggi, parliamo di Puff Daddy. Purtroppo il tema delle alluvioni, premio Nobel 2024 e anche questa trumpizzazione di Elon Musk che spinge un po' su quel pedale lì. 347-342-5220 è il nostro numero per gli sms. Partiamo col primo pezzo di oggi. Cuba dei Gibson Brothers. No, questo mi fa godere ancora più di Cuba dei Gibson Brothers. Are you cool? I Fun Loving Criminals. Scooby's next. Su Radio DJ. Out the bank, we got Steve outside, count a full pack, and everything's cool and everything's smooth. Ooh, hey, that's smooth. I walk into the teller, I give her the letter, she gives me the loot, with bucket up lips and a wink that I found cute. And I said, baby, 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 is there some karmic G-love thing happening here, baby, or what? By that time, fast at me with the night, I said it's time to blow, you know. So out the door we go, back to the ride, Steve inside and alive, and off the drive.
see I hurt my lower lumbar. You know we never get far riding around in a stolen police car. So we dropped it off and piled in the caddy. Steve was driving because I had to talk to my man. Boys, I don't know anything about any fucking setup. You can torture me all you want. Torture you, that's a good idea. I like that one. Running around. Crowd, man, I'm still standing up straight. So we do these jobs, make a little money. No one gets hurt if they don't act funny. On the way to the yacht, we almost got caught. Fast shooting mailbox, know where the cops is, yeah. They got the Dunkin' Donuts adjacent from the former juice mailbox. Fast that just exploded. They gave chase from our man Steve's and Ace. And we lost those brothers with haste. We cast it off and along we went off from Utah to an island resort we rented. I need you cool. Are you cool? I am cool. Running around, robbing banks, all whacked up with Scooby Snacks. Running around, robbing banks, all whacked up with Scooby Snacks. Running around, robbing banks, all whacked up with Scooby Snacks. Ciao Ale, parli sempre di SMS quando dai il numero, roba da boomer. Sì. Ma perché non so se avete notato, noi i WhatsApp vocali, cioè no, nel senso sì, mandate anche WhatsApp, il numero vale, vale per tutte e due, non ascoltiamo i vocali, ecco. Però sì, il numero per WhatsApp è il 347-342-5220. È arrivato in studio a trovarci il collega Francesco Giano. 9, 8, 7. Pronti, 3 col presentatore? 3. Queste le notizie di oggi. E anche le notizie devono avere un che di spettacolo. Il collega youtuber Francesco Giano, quanti iscritti hai al tuo canale? Non voglio flexare, ma ce n'ho già 5.004. 5.004? Ma vedrai con la storia di Walter oggi come raggiungiamo subito queste vette. Tu cosa hai da mettere in palio? Cioè, se vi iscrivete al canale, io vi faccio un video a petto nudo. Non so quanto invogliamo. La gente si leva dal canale. Cos'hai da promettere? Video, l'attualità spiegata in video da 15-20 minuti. Ecco. Vabbè, però questo è quello che fai effettivamente, lo fai molto. Molto bene. Allora, Fra, cos'è successo in questo mese dall'ultima volta che ci siamo visti? Un sacco di cose, devo dire che quella che non vedevo l'ora che tu tornassi per chiederti cose è Puff Daddy, la storia di Puff Daddy. Vogliamo fare un recap di quello che è successo e poi come si sta sviluppando? Sì. Allora, il 16 settembre Sean Combs, noto prima con Puff Daddy, poi con P. Diddy, è stato arrestato dalla polizia. Secondo le accuse e le cause di oltre 120 persone, sarebbe a capo di un'associazione per delinquere che dagli anni 90 al 2024 avrebbe drogato, picchiato e costretto a fare rapporti sessuali una serie di persone durante questi eventi che si chiamavano Freak Off. Sì. Il caso sta andando avanti, sono arrivate altre denunce, 6 denunce questa settimana da parte di 3 uomini e 3 donne, se non sbaglio. È una notizia che per i suoi ingredienti ha acchiappato tantissima attenzione per i protagonisti, per il mondo di Hollywood, per un certo tipo di mondo di rap, ed è di quelle notizie che sono perfette campo fertile anche per le fake news e per le strumentalizzazioni. Sì. Infatti io proprio sul mio canale YouTube, sì, infatti ho provato a raccogliere un po' di fake news, a cercare di fare un po' di chiarezza. Quali sono le fake news? Perché a un certo punto si parlava di Michelle Obama che acquistava le VHS dove Puff Daddy abusava di Justin Bieber, che come ci hai insegnato tu, quando è troppo tra virgolette bello per essere vero probabilmente non è vero, nel senso mi sembrava un po' troppo articolata come cosa. Guarda, ce ne sono di diverse categorie. La prima sono le tesi complottiste. Justin Bieber è stato tenuto schiavo di P. Diddy e ha cercato di far uscire questa notizia su quello che ha passato lui e su questi festini di P. Diddy in alcune canzoni. È diventata virale su TikTok una canzone di Justin Bieber in cui lui diceva Lonely. Volevo una Ferrari ma ho perso l'anima. Ecco, quella canzone è stata fatta dall'intelligenza artificiale. Ah, ok. Perché c'è
n'era anche tantissimo. Una che invece è fatta da lui, cantata dal vivo, che si chiama Lonely, dove lui diceva sì, mi conoscete tutti, volete sapere tutto, ma quando io vi dico le cose non mi ascoltate. E tra le righe è stato letto un po' questo grido di aiuto non ricevuto da parte del pubblico. Esatto, si va un po' indietro al contrario, cercare, certo. Esatto, sì. Esatto. Sì, sì, in realtà Justin Bieber poi non ha mai parlato nei tempi recenti di P. Diddy, ha continuato a frequentarlo anche in tempi recenti. Un'altra tesi complottista è tutta una serie di morte associate a P. Diddy. Michael Jackson, Alia, una cantante Alia, scomparsa, sì. Alia, sì. Lisa Lopez, morta in un incidente. Left Eye delle TLC, sì. Esatto, sarebbero tutte state uccise su commissione di P. Diddy perché sapevano a proposito di questi. Allora, le ho lette anch'io, la più articolata, però in una maniera tutto sommato credibile se sei appassionato di narrativa d'azione, diciamo un po' così, è quella che riguarda Alia, perché un po' nel calderone di Puff Daddy sono finiti R. Kelly, che però sì, era già stato condannato a suo tempo, e anche Jay-Z ultimamente, perché erano un po' il trio dei bei vecchi tempi, no? Tra di loro. Jay-Z, avevo letto, fidanzato con Alia, molto molto giovane, pare che Alia volesse denunciare questa cosa, muore in un incidente aereo. Successivamente Alia sostituita da Beyoncé, anche lei molto molto giovane ai tempi della sua conoscenza con Jay-Z, tanto che credo che siano un po' sotto torchio anche loro. Sono molto sotto torchio, infatti questa è l'altra cosa che sta succedendo, Jay-Z e Beyoncé ha perso molti follower, è stata inondata da insulti perché loro dicevano voi sapevate tutto di quello che stava succedendo, e in particolare poi cosa succede nei social, si prende un po' a macchia d'olio chiunque, anche chi semplicemente partecipava ai White Party. I White Party erano queste feste che sono state tenute tra gli anni 90 e 2000 da P. Diddy agli Hamptons, erano tutti vestiti di bianco per, secondo la sua teoria, annullare ogni divisione, differenza sociale, sì. Però attenzione a non fare di tutta l'erba un fascio, a non fare un miscuglio, perché un conto erano i White Party, un conto erano i Freak Off, sì, cioè quegli eventi che si tenevano dopo in cui si sarebbero consumati i reati. Io mi sono letto tutto l'atto d'accusa, no, nei confronti di Diddy fatto dalla procura. Sapete quante volte sono nominati White Party? Zero. Zero. Sì, sì, si sì, parla sì, di Freak Off, certo, ma i White Party non sono neanche nominati. Però è normale che poi tu vedi sui social le foto dei White Party, c'erano centinaia di foto eccetera eccetera, e quindi inizi a fare un miscuglio, a dire ah beh anche lui è colpevole, anche lui sapeva. No, la procura ha parlato chiaro, si parla per adesso, a quello che sappiamo, solo dei Freak Off, e non c'è nessun indagato tra tutte le persone che abbiamo nominato per complicità o altro. Magari ci sarà, però per adesso non abbiamo fatti per accusare qualcuno, ok? Allora, tra le altre cose, questo secondo me anche il prossimo intervento possiamo farlo su questo argomento, perché c'è veramente un sacco da dire. È un argomento da un lato molto serio, ma proprio per quello che raccontava Francesco, cioè la quantità di fake news che ha generato, secondo me c'è materiale per i comici di tutta America per farci 8 spettacoli, perché ha assunto dei tratti anche molto ridicoli. Mettiamo una canzone e poi parliamo anche di quelli, e parlando di White Party e Freak Off, Francesco, io ho una testimone oculare che è stata a quei party. Attenzione. Di cui non rivelerò ovviamente il nome, proteggo le mie fonti, non è neanche famosa e quindi non ci potete neanche arrivare. Una persona alla quale è capitato di stare lì, che mi ha raccontato delle cose che svelerò sul mio canale YouTube. No, ma al Sergio Cattelan Supernova, se arriviamo a 8000 iscritti, ma anche tra 2 minuti, 3 minuti qua su Radio DJ. Screaming for me, baby, like you're gonna die.
Francesco Giano sarà costretto a fare una puntata sulle fake news anche per te, Ale, perché anche se raggiungerai i 5.000 iscritti non rivelerai mai il segreto del costume di carnevale di Walter Proserpio. Invece lo farò ragazzi, però non è se raggiungiamo i 5.000, se ne aggiungiamo 5.000. Partivamo da 2.6, quindi si chiude a 7.6. A 7.6 vi diciamo da cosa si era vestito, da cosa avevano vestito, perché comunque è anche giusto deresponsabilizzare il povero Walter Proserpio. Da cosa avevano vestito Walter Proserpio a, a carnevale? Allora, dicevamo, un po' dei lati comici di questa vicenda, perché non tanto legati alla vicenda in sé, che magari di comico ha anche poco, ma legati alla quantità di speculazioni, fake news che ha generato. C'è tutto il tema del... A me una delle cose che mi fa impazzire è l'olio, il Baby Johnson. Il Baby Johnson. Sì, uno dei dettagli più strani nell'atto d'accusa è che l'autorità afferma di aver sequestrato 1.000 bottiglie di olio per bambini e lubrificante, no? 1.000 sono tante. Ho visto forse dei comici provare a fare il calcolo cercando di renderlo pratico, cioè quante stanze, cioè, dove le metti 1.000 bottiglie di... e viene fuori una specie di palazzina. Sì, cioè... c'era una foto con un muro completo, sì, ricoperto di queste bottiglie. Diciamo che però ovviamente ha dato adito a tante speculazioni, però i procuratori affermano che l'olio era usato per le esibizioni sessuali delle persone, e la stessa Ventura, la prima accusatrice di questo caso, ha detto: mi ricoprivano di una quantità enorme di olio lubrificante. Come ha scritto Vox, una testata americana che mi piace molto, ovviamente possedere olio per bambini non è un reato e l'intera questione può avere un'importanza relativa, ma qual è il punto? Un'incriminazione federale di una figura pubblica come P. Diddy viene scritta già al momento per essere letta, e non è insolito che in questi provvedimenti i procuratori mettono dei dettagli che sanno sconvolgeranno le persone e faranno notizia sui giornali, sì, verranno ripresi. In questo caso l'olio per i bambini ha funzionato, ci, sì, sta che tu metti quel dettaglio nell'atto che verrà letto dai giornalisti eccetera. A un certo punto, tra le varie teorie del complotto, ne avevo lette alcune che dicevano servissero per non far scappare le persone, cioè che venisse buttato a terra tipo il calcio saponato, no? E quindi io mi immaginavo questa scena da caccia alla volpe, dove stavano lì e guardavano una che cercava di scappare ma non riusciva. Cioè queste robe qua mi sembrano poco credibili, non lo so. Mai mettere limiti alla fantasia, però mi sembrano poco credibili. Negli atti ufficiali non c'è niente, non c'è niente del genere, diciamo. Ok. Infine l'ultima cosa, secondo me forse diciamo più grave, è la strumentalizzazione politica, perché PDD si legava ovviamente, cioè si legava, è comparso con vari politici americani, no? È normale per una persona di quella popolarità. Da novembre, diciamo, molti account di estrema destra repubblicani, di estrema destra repubblicana, hanno iniziato a diffondere delle immagini di PDD con Kamala Harris. In realtà si è trattato di fotomontaggi in cui fondamentalmente cercavano di legare la figura di PDD a quella di Kamala Harris. Il caso viene un po' in questo caso cavalcato dai repubblicani, che vogliono fondamentalmente associare quel mondo di Hollywood, della musica eccetera, che tradizionalmente vota democratico, vogliono rappresentarlo come sporco, perché così per la proprietà transitiva trasmettono i democratici come sporchi a un mese dalle elezioni. Lo stesso Donald Trump è stato accusato di aver postato un fotomontaggio di Kamala Harris con PDD, infatti poi quel post è stato rimosso della serie. Lui le ha scritto: ma tu sapevi niente di questi white party? Mm-hmm. Ecco, come dicevamo prima, il tema è delicatissimo, forse non c'è uno, è uno dei temi più delicati, e per questo dobbiamo trattarlo con attenzione e cercare anche di non cadere noi vittima di quelle teorie complottiste. No, perché poi, come dici tu, è delicato, è spinoso, è pruriginoso, perché comunque anche all'opinione pubblica, cioè siamo tutti qui che vogliamo sapere i dettagli sordidi, poi ci scandalizziamo
analizziamo, ma al tempo stesso vogliamo sapere, eccetera, eccetera. E poi rischia di trascinare dentro una quantità di persone veramente importante, perché non è un caso che riguarda Puff Daddy, punto, ma potrebbe potenzialmente riguardare una quantità di nomi celebri assoluta. No, quello che dicevo prima della testimone oculare non è niente di sconvolgente, è per chiarire meglio il concetto e la differenza fra white party e freak off. Anche questa ragazza, che ripeto non è famosa, quindi non ci potete manco arrivare, ha avuto l'occasione di andare a due di queste feste con gruppi di amiche. Allora, un po' da un lato mi raccontava che comunque chi andava a queste feste, un po' anche la speranza di essere scelte per salire al livello successivo, un po' ce l'aveva, perché comunque voleva dire entrare in una cerchia di potere, potenziale fama, eccetera, eccetera. Però appunto erano settate a livelli, cioè tu andavi al white party. Poi, in base alla tua importanza, forse anche come ti ponevi, eccetera, eccetera, c'erano vari livelli ulteriori a cui potevano accedere, però, non tutti gli invitati, ma solo un gruppo di selezionati, che poi si finiva a questi freak-off di cui stavi parlando tu. Niente, non era niente di sconvolgente. Era però per capire che c'erano diversi passi. Come dicevi, esatto, le feste di Puff Daddy, perché poi adesso ogni tanto fanno vedere feste. Ah, c'eri anche tu alla festa, c'eri anche tu alla festa. Un conto era la festa, poi c'erano tutti degli altri step per arrivare a quello che poi si è rivelato la realtà. Mettiamo un'altra. No, cosa facciamo? Andiamo in pubblicità? Andiamo in pubblicità, torniamo tra poco con Francesco Giano su Radio DJ. Il nulla dilaga. Che cos'è questo nulla? Radio DJ. Se te ne vai. Ciao. La vita ricomincia ogni volta che mi dici addio. Se te ne vai, comunque ti sorriderò, comunque mi sorriderai. Nessun veleno, ciao. Come farò per non rimanere più a testa in giù? Te ne vai, comunque ti sorriderò, comunque mi sorriderai. Nessun veleno, ciao. Cielo brasiliano, nostalgia ce n'è. Piove sul futuro che ti porta lontano. Forse troverò un po' di pace nel caos, ora che ho bisogno di caos. Ogni mia ragione non è la tua, come farò per non rimanere più a testa in giù? Te ne vai, comunque ti sorriderò, comunque mi sorriderai. Nessun veleno, ciao. Vai, se devi andare vai, insieme alla coscienza, porta tutti i demoni che hai. Te ne vai, ciao. Ciao.
Bentornati su Radio DJ, siamo in diretta con Francesco Giano, state ascoltando la puntata del venerdì in cui chiacchieriamo con lui di quello che è successo, di quello che vi racconterà nel suo canale YouTube, così. Che devo dire è partito forte anche questa golosità che vi abbiamo creato col costume di Walter, è partito forte, adesso si è un po' arenato, abbiamo preso, ma Patrick scrive: io ho deciso di non iscrivermi al tuo canale YouTube Supernova, lo farò alla fine del programma perché appoggio Walter. No. E sto dalla sua parte, anche perché dice: da piccolo sono stato vestito da coniglietto rosa, è stato un trauma. Patrick, quello di Walter è peggio, non ti preoccupare. Quello di Walter è molto peggio. Se ne guadagniamo 5.000, vi diciamo da cosa si era vestito. Allora, parliamo un po' di Emilia Romagna, di quello che è successo. Tra l'altro, mandando, per quanto magari poco serva, però un abbraccio agli amici dell'Emilia Romagna. Lo avremmo fatto a prescindere, in più è proprio una regione vicina a Radio DJ, a cui Radio DJ è storicamente particolarmente vicina, quindi vi vogliamo bene. Ho letto un articolo di Will dove si raccontava che non è un caso se succede ormai così frequentemente sì. Lì. Come mai? Sì, siamo alla quarta alluvione in un anno e mezzo praticamente. 3.000 evacuati, soltanto 1.600 in provincia di Bologna. I motivi sono principalmente tre. Da una parte la conformazione del territorio. L'Emilia Romagna fa parte della pianura padana, che è la più grande pianura d'Italia e tra le più grandi pianure alluvionali d'Europa. Cioè è la regione italiana con più territorio a rischio alluvioni fondamentalmente. Per capirci, in Italia ci sono 6,8 milioni di persone che vivono in territori a rischio medio di alluvioni. Su queste 6,8 milioni 2,7 vivono proprio in Emilia Romagna, quindi quasi la metà. Il secondo motivo è il consumo di suolo, cioè cosa abbiamo fatto noi sul territorio, no? Ovviamente quando vai a costruire su un territorio passi da una copertura non artificiale a una superficie artificiale, aumenti diciamo il rischio che il territorio non trattenga diciamo l'acqua, non la faccia defluire. Dal 2006 al 2022 in Italia abbiamo consumato 120.000 ettari e il 40% di questi si trovano proprio tra Emilia, Veneto e Lombardia. Quindi più trasformiamo il suolo, più lo rendiamo impermeabile, no? Non in grado di assorbire l'acqua. Terzo fattore, la crisi climatica. Si può dibattere tanto, però alluvioni e siccità sono sempre più frequenti. Il fatto che le temperature, anche a causa dell'uomo, diventano più elevate rende gli eventi atmosferici, gli eventi estremi climatici, sempre più energici, sempre più di grande intensità. È una combinazione di tanti fattori che rendono questo territorio sempre più fragile e, visto il futuro, vista la crisi climatica, bisogna fare qualcosa subito, ecco. Mettici anche che è stato un anno particolarmente dal punto di vista climatico, forse sempre su Will, leggevo un'altra statistica che tendenzialmente lasciano un po' il tempo che trovano. Questa mi ha subito incuriosito, perché era una sensazione che sentivo proprio sulla mia pelle. Il 2024 è già attualmente l'anno in cui a Milano ha piovuto di più dal 1700, cioè da 200 anni a questa parte, fine 700, quindi insomma negli ultimi 200 anni non ha mai piovuto così tanto a Milano, e io ho la sensazione che non abbia mai smesso di piovere da marzo. Perché probabilmente ha piovuto anche a gennaio-febbraio, però dicevi, vabbè, è gennaio-febbraio, ci sta che piova. Poi da marzo in poi, quando tu ti aspetti una rinascita, questa rinascita non è mai avvenuta, e a me, ho la sensazione che non abbia mai smesso di piovere. È un tradimento. Come diceva il corvo, non può piovere per sempre, però sarebbe anche un po' ora adesso. Ormai è dicembre, ci facciamo gennaio-febbraio. Poi l'anno prossimo un po' meno, o comunque non tutta così di colpo, perché poi magari ti fa dei mesi di siccità. È un po' imprevedibile. Quelle vecchie stagioni che c'erano in Italia, un po' così, no? Quindi insomma, siamo stati un po' sfortunati anche da questo punto di vista. Mettiamo una canzone, poi abbiamo ancora tempo per parlare di... Ma secondo me Elon Musk. Ci piace. Ci piace Elon Musk. Facciamo Elon Musk. Intanto questi sono i Danny Warhols, Bohemian Like You, su Radio DJ. Like mine too, see what looking pretty cool.
that guy just hanging at your pad. He's looking kinda raw. Yeah, you broke up, that's too bad. I guess it's fair if he always pays a rent and he doesn't get bent about sleeping on the couch when I'm there. Cause I like you. Giustamente dice, guarda che luglio, agosto ha fatto. Però, come vi dicevo prima, gennaio, febbraio non li conto perché mi aspetto che ci sia questo tempo infame. Come non conto luglio, agosto, che sia fatto caldo, ma io vivo nei mesi intermedi, sono quelli che mi determinano la gioia di un anno. Sono quelli dove te la puoi giocare. Può, esatto, piovere o no? Cazzo, ha piovuto sempre. Nei mesi dove potevamo piovere o no, ha piovuto sempre. Ma non parliamo del tempo, che è un argomento un po' da sfigati. Parliamo di Elon Musk, che a proposito di sfiga. No, sta spingendo forte su questa campagna. Sta spingendo tantissimo. Lui, su questa campagna politica. Esatto, lui adesso fondamentalmente ha fatto anche questa lotteria in cui distribuisce $1 milione al giorno a delle persone che firmano una sua petizione negli stati in bilico, però, delle elezioni presidenziali. Ma è legale? E infatti molti hanno detto, guarda, che io non è legalissima questa cosa. No, è come comprarsi i voti, no? È come più o meno la prende un po' più larga, però sì, esatto, molti stanno dicendo, guarda, non è proprio legale questa cosa. Da noi sicuramente, immagino anche in America, no? Insomma, immagino un po' ovunque, esatto. Comprarsi i voti è il primo, non comprarsi i voti è la prima regola, no? Durante sì, proprio la base. Lui poi ha dato 75 milioni a Donald Trump, ma poi la cosa più interessante è il suo impegno in prima persona. Lui ha quasi fatto la figura del surrogate, cioè quella figura di solito politica che va a fare comizi al posto del candidato presidente quando lui non può. Sì. Di norma è fatta dai candidati vice, da altri, e lo sta facendo, lui sta facendo proprio dei comizi. È molto interessante come lui abbia cambiato questa cosa nel 2022. Di norma, come succede in America, se tu sei un imprenditore, specie uno come Elon Musk, che ha le commesse con la NASA e con il Ministero della Difesa, con la sua SpaceX, cioè SpaceX vive grazie alle commesse statali, sì, vuoi tenerti buone le entrature a Washington in ogni scenario, quindi dai soldi a sinistra e a destra e tutto sommato eviti di mostrarti in prima persona. E lui ha fatto sempre così, sai che Elon Musk, sì, è sempre stato mediamente un democratico, esatto, no, ma infatti è questo cambiamento. E poi capire anche perché quella cosa che dicevi tu può essere moralmente giusta, no? Però è abbastanza comprensibile, è un uomo tutto sommato di affari, che sta facendo degli affari, se vogliamo, che possono avere anche una valenza dal punto di vista umanistico importante. Ti tieni buone le persone, però tutte e due. Come mai questo shift improvviso da una parte? Allora, io credo, non ho ovviamente i dati, credo che ci sia un fatto personale doloroso nella sua vita. Cosa succede? Lui dal 2000 al 2008 è sposato con la scrittrice canadese Justine Wilson. Con lei ha 6 figli, figli che hanno sempre mantenuto un profilo basso. Nel 2022 uno dei suoi figli, appena compiuti 18 anni, decide di cambiare legalmente il suo genere. Va, okay, alla corte di Los Angeles e fa richiesta di cambiare genere da uomo a donna e di prendere un nuovo cognome. Non vuole più farsi chiamare Musk, ma si farà chiamare Vivian Wilson con il cognome della madre. Questo è un fatto dolorosissimo. 18 anni, appena compiuto 18 anni può farlo, perché lei dice pubblicamente: io non voglio più essere legata al mio padre biologico in alcun modo e forma. Mm-hmm. Lui, questo ha un impatto forte nella sua vita di padre, e lui, okay, in un'intervista a Jordan Peterson dirà: quello che io ho perso mio figlio, lo chiamano dead naming perché mi hanno ucciso mio figlio. E chi è che mi ha ucciso mio figlio, continua a ripetere mio figlio in una maniera neanche correttissima, sì, sì, certo, sì, sì. È stata la cultura woke, il virus woke. Il woke è una parola un po' complicata, con cui diciamo quelli di destra chiamano quelli di sinistra
sinistra definiti politicamente corretti, ovviamente c'è guerra anche attorno al termine, però si sta riferendo agli estremisti di sinistra liberali che hanno un certo atteggiamento nei confronti del cambio di genere, per lui sono diventati il diavolo. E quindi c'è questo rancore, evento doloroso, questo rancore nel 2022. Infatti, quando è che lui inizia la svolta? Nel 2022. Fino ad allora lui aveva detto: Twitter deve diventare neutrale, deve rimanere neutrale, io sono un po' democratico, un po' repubblicano. A quel punto cambia completamente. E infatti c'è un'analisi bellissima del Wall Street Journal sul suo Twitter, no? Lui ormai scrive in maniera compulsiva su Twitter, scrive 61 post al giorno. Sì, io infatti l'ho silenziato. Bravo. Madonna, Elon, dai, basta. Tra il 2000, sai qual è la parola più usata? Con più di 400 apparizioni tra il 2023 e il 2024 sul profilo Twitter di Elon Musk, virus walk. Walk è la parola più usata. L'account Twitter con cui lui ha più interagito, quindi spingendolo, retweetandolo, eccetera, è End Wokeness, un profilo che critica, critica la cultura woke. Lui ci ha interagito più di 470 volte. E vedi proprio la trasformazione anche del suo profilo X. Lui prima parlava soltanto di auto e di spazio, fondamentalmente. Sì, 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 faceva 9 post al giorno, non scriveva mai di politica. Nel 2021 i suoi post politici erano il 2% del totale, nel 2022 il 17%. E nel 2024 6 post suoi su 10 sono di politica. Ormai è diventato un politico. Sì, dal punto di vista della comunicazione. Poi quando hai quell'importanza lì, è ovvio che ogni cosa che dici poi diventa politica. Francesco, grazie mille per essere stato con noi. Ci rivediamo il mese prossimo. In bocca al lupo per il tuo canale. Grazie. YouTube. Vai a New York prossimamente, ti porto la guida. Faccio in tempo, no? Sì, cioè, ci vediamo ancora una volta prima che tu vada. Sì, 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 passa fino a novembre. Perfetto, perfetto. Franci, grazie mille. Ci vediamo il mese prossimo. Ciao, ragazzi. A voi. Ci stava raccontando che Thelma è di nuovo nel tunnel, è ricaduta nel tunnel del tessuto. Forse l'abbandono. Perché no, scherzo, non lo farei mai. Thelma però è una tossica di tessuti. È il motivo per cui è stata male, perché si mangia i tessuti delle cose. Però dicevamo, ma scusami, vive dentro l'armadio o sarà che tu sei un po' disordinato e butti tutto in giro? No, ragazzi, è tutto in perfetto ordine, tutto a posto. L'unico tessuto che ci sono in giro sono le lenzuola, che non è che puoi disfare il letto. Però lei non ha mangiato un lenzuolo, si è mangiata una maglietta. Dov'era questa maglietta? Stamattina mi metto una maglietta.
maglietta appena lavata a posto, la metto un buco sulla, avevo un buco sulla spalla. E dove era questa maglietta? Questa maglietta era piegata tutta a modino sul comodino. Perché non era dentro l'armadio? Perché siccome adesso la mattina prendo il treno e lo perderai per aprire l'armadio. Il tempo che apri l'armadio ti fa perdere il treno. Voi non avete idea di cosa, di quanto cambi tra prepararsi i vestiti la sera e scegliere la mattina. Sì, ma puoi prepararli sopra nell'armadio. Adesso lo farò. Dai, aiutala sta tossica di Telma. Non so come fa, è veramente un problema. Non c'è una clinica di riabilitazione dai tessuti? Così. Dovrebbero, per gatti. A lei piace masticare le cose dure, le cuciture. Sì, ma io però ti fotrò sempre te. Perché mi ricorda Torakiki di Spank, che odiava tutti. Torakiki odiava tutti. Stava su... Lei vuole star lì e mangiarsi le magliette. Sì. Allora, ragazzi. Si capisce da due cose che sta bene: che mangia le magliette e che è tornata una stronza incredibile. Così, è tornata in Torakiki. Allora, purtroppo non sapremo. Allora, dire mai no, perché magari ve la riproporremo questa cosa, ma non sapremo da cosa hanno vestito Walter a Carnevale. Cioè, avete mandato anche oggi avete mandato un sacco di esempi di costumi deplorevoli, di costumi politicamente scorretti, di blackface. Peggio, ragazzi, però non lo saprete perché non abbiamo preso 5.000 in più. Ragazzi, vogliamo, quanto abbiamo ancora di tempo? 4 secondi, se in 4 secondi riusciamo... No, non ce la facciamo mai. Allora, raga, grazie mille a tutti, fate un buon weekend, divertitevi. Mauri, grazie. Foschi, grazie anche a Valterone. Divertitevi, fate un buon weekend e ritorniamo qua su Radio DJ la settimana prossima, lunedì, da mezzogiorno a 1 con Catland. Tutti belli, paciarotti come al solito. Ciao!